oggi al primo contatto di fronte a una donna c'è un po' di paura. Credo che sia per il fatto che ormai è un animale di un'altra natura. Io sarei il sesso più forte e dovrei farle la corte, ma non ci vuol mica tanto per rendersi conto che fa tutto lei. Che paura, specialmente le donne di ora. Oggi ogni donna è voluta, affronta le cose con grande entusiasmo. Sembra che guardi alla vita, credendo che altro al suo pragmatismo. Quando con tono civile parlo di un mondo ideale, lei si addormenta all'istante, ne sente già tante che non ne può più. Che paura, specialmente le donne di ora. Che paura, specialmente le donne di ora. Forse per come va il mondo, questo non è un buon momento, sono franco. Ogni tanto vorrei intervenire, purtroppo non ho le idee chiare, sono un uomo che guarda le cose con tante pretese e poca energia. Ma è anche logico che in una coppia normale ognuno sostenga la propria ragione, che anche nel gioco sessuale sia sempre in agguato la competizione. Forse per noi va un po' male questo assetto sociale, forse per farci valere dovremmo abitare parecchio più a sud. Che paura, specialmente le donne di ora. Basta guardare la storia per dire che le donne sono state un po' presse, forse è una mia sensazione, ma sembra che ora siano meno dimesse. Certo hanno poco potere, questo è il giusto volgare, ma quando un giorno lo avranno, che cosa faranno, io solo lo sa. Che paura, specialmente le donne di ora. Forse per come va il mondo, siamo vicini al collasso, sono depresso. Vorrei tanto inventarmi una vita che non sia così stanca e avvilita, ma al momento non sono sicuro. Se penso al futuro mi sento un po' giù, mentre invece le donne che sembrano più fragili fisicamente sono molto dotate. Spesso la vita è un po' dura, ma in genere loro c'han troppa salute. Io non mi sento di dire che ci faranno sparire. Certo che da un po' di tempo le vedo che allegre sono sempre di più. Che paura, specialmente le donne di ora. Che paura. Sono stato imprudente, non dico più niente, da tanta paura.